Il futuro dipende da ciò che fai oggi. Una delle frasi più celebri di Mahatma Gandhi ha ispirato il maxi murale inaugurato al Parco della Conoscenza di Centobuchi. L'opera d'arte partecipata lunga 100 metri è un inno alla fratellanza che traduce in immagini i pensieri, i sogni e le speranze del popolo della pace. È un muro per Monteprandone molto importante perché grazie all'arte partecipata ha permesso di coinvolgere tutti i cittadini, tutta la popolazione, dai più piccoli agli anziani, a persone con disabilità. Siamo stati tutti insieme al muro per un obiettivo che è quello internazionale di chiedere la pace. Un'opera sperimentale e innovativa portata avanti nell'ambito della prima edizione del MUSA, il Festival di Urban Social Art, che vede coinvolti l'amministrazione di Monteprandone, le cooperative sociali Pagefa e Mediospes, i centri Airone e la Clessidra, la User e l'Avis di Monteprandone, ma soprattutto loro, i cittadini. Inizialmente le iscrizioni sono partite molto a rilento, con tante domande da parte di tutti i cittadini. Tante sono state le telefonate che ho accolto e alle quali ho risposto, ma con il passare dei giorni e soprattutto con l'inizio delle attività sul posto, qui nel Parco della Conoscenza, tutti si sono molto interessati e soprattutto entusiasmati, e tante sono state le iscrizioni. 150 cittadini di tutte le età, diretti dallo street artist milanese Christian Sonda, hanno disegnato la pace, armati di soli colori, pennelli e tanta, tanta fantasia. Il progetto partecipato laboratoriale è durato più o meno una settimana, con dei turni che andavano dalla mattina al pomeriggio, nel senso 3 ore di mattina e 3 ore di pomeriggio, però era molto interessante perché in contemporanea si potevano vedere al muro dipingere anziani e bambini come bambini e disabili, anziani e disabili, adulti, bambini di ogni età, ed è stato estremamente interessante vederli coinvolti in questo processo partecipato e creativo. Un esperimento che si è rivelato fonte di continua ispirazione anche per l'esperto direttore artistico. Vedendo tutti questi bozzetti, bandiere per la pace, c'erano molti bambini che stavano per mano, ho ideato questa figurazione di una manifestazione permanente proprio della comunità stessa, quindi ho trasfigurato nello stile mio pop surrealista in sintesi partecipanti di questa fase laboratoriale. Un fronte unico e coeso, colorato e multietnico, la prima linea di un esercito speciale, l'esercito della pace.